Ciao, io mi chiamo Adriano Rigano e sono nel programma di internship qua a Shanghai con CRCC Asia. Sono italiano-cileno, andavo all'Università di Boston di Suffolk. È un'azienda che fa chips e provvede a diverse compagnie come 3M, Panasonic e vende anche al cliente singolo. Fare il marketing digitale. È una sfida molto interessante perché nella mia educazione ho dovuto fare il tracking digitale, ma utilizzando più i tools, diciamo, più comuni, quelli di Google, e come sapete già che in Cina Google è censurato, lo deve utilizzare altri metodi per mantenere on track il performance delle loro pagine web, allora deve utilizzare Omniture e cose varie, che è stata una nuova sfida per me, imparare a utilizzare questi sistemi operativi che non si utilizzano né in Europa o negli Stati Uniti. Il fattore del culturale e linguistico, che stranamente è un'altra realtà, farsi comunicare con una lingua che non essendo neolatina, non sembra niente all'inglese. Vuol dire che gli italiani se la cavano sempre gestendo con le mani, però qualcosa lo devi imparare, e questo programma te lo offre anche con le sue lezioni di cinese che hai ogni volta alla settimana. E poi c'è anche il fattore culturale, devi abituarti alle abitudini culturali qua, dal cibo, il traffico, come si muove nella metropolitana, ed è, voglio dire, è tutta una sfida che consiglio altamente a tutti. La vita sociale qui in Shanghai è stata molto interessante perché sono riuscito a fare anche delle amicizie, anche delle conoscenze per arricchire il mio networking professionale. Sono riuscito a fare amicizia con la mia collega, che ogni mattina andavamo insieme, prendevamo il treno per venire al lavoro. Anche la vita sociale in ufficio molto positivo, mi sono trovato della gente molto accogliente, con tutta la gente del dipartimento di marketing. Andiamo a pranzare sempre insieme, a volte anche andiamo a cenare assieme. Mettendomi in contatto con i clienti dell'azienda, avendo anche l'opportunità di io presentare ai clienti, di presentare le mie idee, come potrebbero loro arricchire la loro piattaforma online. E trovare altri nuovi canali di pubblicità. Devo dire che Shanghai come tutti sapete, che è una città con un alto tasso di business, di professionalità in quel senso, e le opportunità sono infinite, che basta andare fuori una serata e mettersi a parlare o un locale o con un altro straniero. Dopo una cosa all'altra, spunta sempre la business card, è sempre un buon contatto ad avere un buon email se nel futuro potrebbe essere un cliente o un partner possibile, o anche chissà mai se. Quindi io adesso mi sono convinto che vorrei trovare un lavoro qua, e anche per quello sarebbe una buona referenza da avere. La mia parte preferita nella mia esperienza qua a Shanghai deve essere certamente la possibilità di. Il livello di coinvolgimento che ho avuto qua con l'azienda, di essere riferito non solo per fare i lavori ordinari che fanno quasi tutti inter, ma anche tenendomi in partecipazione per le idee e nel presentare ai clienti, come avevo detto prima, e dandoti l'opportunità di, no, anche se un'idea passata così, dopo l'ho presentata a qualcun altro, eri te stesso che andavi là e lo presentavi te stesso.